Ciao ragazze, eccomi con un video tag. Questo, come avrete visto dal titolo, è il tag Vita segreta di una youtuber. Io mi sono scritta qui appunto il foglietto con tutte le domandine. Non è niente di eccezionale, però non so, mi andava di fare un video, chiacchierare un po' e quindi ho scelto questo tag. Iniziamo subito, sono 12 domande. Prima domanda, da quanto tempo hai un canale YouTube? Allora, sono esattamente 2 anni e ho iniziato nel 2012 ed era praticamente fine agosto, primi settembre. Non mi ricordo esattamente la data in cui ho caricato il video, ma deve essere stato verso il 31 agosto, una cosa di questo genere. Quindi 2 anni abbondanti. Seconda domanda, quando chiuderai il canale? Allora, io non ho ancora deciso, sinceramente, penso che vedrò le cose come vanno, nel senso anche dal punto di vista della mia vita lavorativa, privata, non. Quindi finché ne avrò voglia, finché avrò il tempo e mi va di farlo, continuerò ad avere questo canale in base anche all'attività che ho sotto i miei video, quindi se ci saranno ancora ragazze che mi seguiranno e che avranno voglia di lasciarmi un commento, insomma, andrò avanti, quindi non lo so attualmente. Terza domanda, la cosa migliore dell'avere un canale YouTube? La cosa migliore credo sia lo scambio di commenti, lo scambio di opinioni che avviene sotto appunto i video che carico e il fatto che comunque abbia conosciuto tante ragazze con la mia stessa passione, con cui confrontarmi. Avere dei dialoghi anche tramite messaggi privati, condividere qualcosina insieme, quindi è la cosa che mi piace di più, insomma, di avere un canale. Quarta domanda, la cosa peggiore invece dell'avere un canale YouTube credo siano i commenti negativi, ma non negativi nel senso a me quel prodotto non mi piace. Quanto le offese gratuite e che vanno a ferire proprio la persona in quanto tale, quindi offese molto cattive che vengono lasciate sicuramente da persone che non sanno chi tu sia, che non ti conoscono, che magari lo fanno per puro piacere di fare del male e quindi non vedo la necessità per cui uno debba fare una cosa di questo genere. So che ci sono stati dei commenti, non ne ho ricevuti molti perché ovviamente non è un mio canale veramente molto piccolo e quindi ci sono stati alcuni commenti che la prima volta che è arrivato questo commento era molto molto cattivo e mi ha lasciato un po' male, mi ha lasciato, sì, mi ha fatto un po' soffrire, ecco, tra virgolette, perché è ovvio che uno poi ci passa sopra, però i commenti cattivi e gratuiti proprio la cosa secondo me peggiore e anche leggere sotto a un video un passaparola, un botta e risposta di ragazze che rispondono male, che si praticamente danno contro, insomma, ci si può confrontare, si possono mettere in discussione alcune cose, però anche con toni più tranquilli e non concitati, perché è proprio brutto anche leggere queste cose. Quinta domanda, quante anteprime prepari di solito? Nessuna, praticamente YouTube me ne dà 3, quindi scelgo la meno peggio, quindi veramente non ci perdo assolutamente tempo su queste cose, l'avrete visto sicuramente che certe anteprime fanno anche pena. Quindi. Sesta domanda, lo YouTuber che ti fa impazzire? Qui non so cosa rispondere, nel senso non ho nessuno.
che proprio mi abbia talmente colpito, eccetera. Quindi nessuno. Settima domanda: che c'è nella tua wish list di collaborazioni? Attualmente non ne ho di collaborazioni. Che c'è nella tua wish list? Questa non l'ho mica tanto capita come domanda. Comunque, se mi dicono, io ho fatto una o forse due collaborazioni, so che era una specie di tag sui prodotti dell'estate, quindi mi piace come cosa, la trovo carina fino a, però magari occasionale, cioè nel senso molto libera, molto tranquilla, non tipo ogni mese. I preferiti in collaborazione con piuttosto che i promossi e bocciati, eccetera, eccetera, perché è difficile, insomma, farle in contemporanea, riuscire a caricarli in tempo. Cioè, non mi piacciono le scadenze e i video li preparo quando ho tempo, li faccio su quello che mi interessa, se ho dei prodotti terminati faccio quello sui prodotti terminati, se voglio parlare di un certo prodotto faccio una recensione, se voglio mostrarvi una haul di shopping piuttosto che acquisti online, pacchi, ordini che mi sono arrivati, insomma, belle ma fino a certo punto, ecco. Ottava domanda: cosa indossi nella parte sotto quando fai video? Allora, di solito io ho sempre un paio di pantaloni e un paio di jeans, non mi è mai capitato, devo essere sincera, di indossare i pantaloni del pigiama e i pantaloni della tuta sì, però insomma del pigiama no, comunque vi faccio vedere se siete interessate oggi cosa indosso. Ho questi pantaloni qui, stile militare. Quindi camouflage mimetico, quindi ecco. Nona domanda: quanto tempo ci metti prima di schiacciare rec? Veramente pochissimo, il tempo di sedermi e schiacciare rec, perché nel senso non devo sistemare luci e cose, insomma la luce è quello che è, insomma io sono così, è tutto molto spartano, molto casareccio. Non ho chissà che cose sofisticate, quindi veramente il tempo di sedermi, vedere se sono, ad esempio adesso, ecco, se sono dentro, se sono giusta, abbastanza centrale, quindi non tutta spostata di qua e premo rec. Decima domanda: come ti senti a proposito della community di YouTube? Come mi sento? Beh, mi piace. Mi piace perché mi ha aiutato sicuramente ad esprimermi e ad aprirmi, ecco, perché fondamentalmente sono molto molto timida, quindi non mi espongo mai tantissimo, sono piuttosto taciturna, preferisco ascoltare piuttosto che essere io a dover parlare, e quindi comunque YouTube mi ha dato la possibilità di crescere, ecco, di cioè di darmi la possibilità di non so come spiegarlo, ma di uscire fuori dal guscio, ecco, diciamo così. E mi piace questa community perché comunque su YouTube io posso trovare tutto quello che anche cose inimmaginabili che possa io cercare, che possano essere cose di make-up. Ma possono essere anche, non so, cose di cucito, cose di cucina, bricolage, fai da te, lavoretti manuali, insomma, veramente si trova di tutto. Mi piace la possibilità di poter interagire, di poter lasciare un commento, di poter chiedere delle cose, avere una risposta, insomma, è stata una bella cosa questa community. Mi piace molto. Undicesima domanda: il tuo segreto per un canale YouTube di successo? Io non posso darvi un consiglio, neanche il mio segreto, perché
Non è un canale di successo il mio, è piccolino. Oggi mi seguono 777 iscritti, quindi persone, però parto il canale già da più di 2 anni, magari qualcuno ne apre uno e in giro del 3 mesi ha già 1000 iscritti. Non ho un segreto, io l'ho aperto non per farmi vedere per quella che non sono, ma sono così, cioè mi vedete proprio al naturale, non nascondo nulla, sono così e devo dirvi la verità, io davanti alla telecamera non mi sento a disagio, forse i primi video ovviamente sì, perché è una cosa nuova, non ero abituata, però veramente mi sento come fra amiche. Perché so che sto parlando con voi, che voi mi ascoltate, ovviamente non ricevo le vostre risposte, però secondo me il segreto è essere sinceri, essere naturali, non costruirsi maschere, ma essere se stessi, in altre parole. Dodicesima domanda, chi tagghi? Qui non voglio costringere nessuno a fare questo tag perché magari no, non gli può fregare di meno, non gli piace le domande, quindi taggo le persone che magari vedendo questo video, non so, gli piace, ha piacere o voglia di appunto di farlo e quindi siete libere comunque di rispondere a questo tag volentieri e niente, basta. Queste erano le domande, queste erano le risposte. Spero, non so, di avervi tenuto un po' di compagnia e che il video vi sia piaciuto. Io, come sempre, vi rimando al prossimo video e vi mando un grande bacio. Ciao!